fondamentale importanza. Infatti una vittoria meritata anche perché i ragazzi comunque in questi 2 mesi hanno sofferto tantissimo, però hanno lavorato sempre con molta concentrazione e professionalità. Però molta sofferenza, soprattutto nel secondo tempo, si poteva gestire meglio, magari non abbassarsi troppo, soprattutto dopo il gol dell'1-1, se a livello mentale magari fare un po' la paura di essere ripresi come tante volte. Ma infatti c'è stata una punizione che si poteva evitare sul gol, niente, sono cose che ci stiamo lavorando, perché comunque spesso facciamo queste leggerezze e ci sono costate care magari nelle partite precedenti. Sì, diciamo che la partita la potevamo chiudere molto prima, perché nel primo tempo, se non sbaglio, potevamo farne qualche gol in più. E, diciamo, abbiamo sbagliato, e chi sbaglia paga, dice nel calcio, voglio dire. E, oggi però l'abbiamo cercata, e la dedichiamo al nostro presidente e ai nostri tifosi, perché se no non meritano tantissimo. Quanto è stata importante la presenza di Pyong e quanto ha caricato la squadra anche prima della partita, se è stato un incontro in spogliatoi o in hotel, cosa vi ha detto? Il presidente è venuto in hotel, ha parlato alla squadra e ci ha dato una grossissima carica. Niente, l'unico obiettivo quando siamo arrivati al campo, già prima della partita il mister ha detto che dovevamo fare questo grosso regalo al presidente, perché comunque lo meritavamo anche noi, viste le ultime partite, diciamo gli ultimi risultati, anche quello di Gubbio, che magari ci poteva stare una vittoria magari se si sbagliava di meno, oggi era importantissimo, anche perché domenica affronteremo la prima della classe, quindi avremo una grossa iniezione di fiducia. Appunto, Federico, quando arriva il Cesena, che sembra impazzibile, cosa dovrà fare ancora per portare a casa dei punti anche per la sfida? Niente, Laguna deve fare quello che ha sempre fatto, ecco, dobbiamo essere ordinati, giocare senza l'assillo del risultato, anche perché comunque abbiamo una buona squadra e ce la possiamo giocare con chiunque.